Gianmarco Fantoni, domenica esordito finalmente qui al San Francisco con i tifosi, perché con l'Ischia non hai avuto questo piacere. Sensazioni di questo esordio? Spettacolare, è stata un'emozione pazzesca entrare davanti a tantissime persone e l'importante era centrare la vittoria e farlo davanti a tutta questa gente, è stato spettacolare. Ecco, appunto, è stata la prima vittoria in casa. Scherzosamente tra colleghi si è detto che la Nocerina ha sbancato il San Francisco. A livello di morale, quanto è stato importante vincere questa partita in casa, la prima? È una vittoria che ci fa stare bene perché vincere poi porta ad essere felici e ad allenarci con più serenità. È ovvio che vincere in casa è sempre fondamentale anche per portarci dalla nostra parte tutto il sostegno del pubblico. Cercheremo di farlo tutte le volte che saremo qui a San Francisco. Da estremo difensore, che tipo di avversario sarà? Il sarà Bussogliastri, che è il miglior attacco del campionato. Domenica ad Ostia ha fatto 4 reti, l'Ostia fino a prima di domenica aveva subito semplicemente 3 reti. Come sarà come Ma avversario? personalmente per un portiere penso che sia anche più divertente. E sicuramente sono una squadra che ha un grandissimo attacco, ma noi siamo una squadra che abbiamo una buonissima difesa. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di non prendere gol come tutte le partite e cercare di limitare le loro qualità. E ci aspetterà questo. Per domenica, eventualmente, sei pronto a partire di orale nuovamente? Ora non so come le condizioni di Venturini. Sicuramente io tutte le domeniche parto e mi alleno per giocare titolare, poi il mister fa le sue scelte, anzi mi è anche dispiaciuto il fatto che la mia prima partita sia venuta in questo modo, nel senso che sia dovuto subentrare a Giacomo che comunque si è infortunato e c'è una bella sintonia fra di noi, ci divertiamo e siamo entrambi portieri, che c'è una grande competizione positiva ma siamo sereni, quindi chiunque va in porta è sicuro di essere pronto.